Buongiorno a tutti quanti gli intervenuti e buongiorno anche ai relatori, che ringrazio tanto per aver portato la loro cultura e la loro sapienza qui da noi. Devo ringraziare in particolare l'amministrazione comunale, che si dà tanto da fare e si impegna per immettere cento in un circuito di studi alto, e questo mi riempie di grande gioia. Li ringrazio ancora per lo sforzo che fanno continuamente, anche in momenti difficili come questi, per la nostra città. Il mio compito oggi è quello di fare una rapida panoramica sulle vicende ebraiche della nostra comunità relativamente al periodo indicativamente della vita di Immanuel Ricchi e anche un po' più in generale. Lascerò ai relatori qui presenti l'onere e il piacere di sviscerare più approfonditamente i singoli temi specifici. Immanuel Ciai Ricchi nacque a Ferrara nel 1688, molto vicino a Cento, che da sempre, per quanto riguarda l'ebraismo, ha fatto riferimento a questa città. La popolazione ebraica tra 6 e 700 è gravata da momenti economicamente pesanti, scarsità di raccolti, guerre, e l'atteggiamento altalenante delle politiche papali verso gli ebrei rendono particolarmente precaria la vita quotidiana. Costretti nel recinto israelitico dal 1636, qui a Cento, gli ebrei avranno la possibilità di costruire un loro cimitero solamente molto più tardi, 2 anni dopo la nascita di Ricchi, unicamente perché quello della pieve, che era stato usato fino a quel momento, non è più sufficiente a contenere altri cadaveri. A Cento il terreno concordato per lo scopo è coltivato a vigne all'epoca, in una zona soggetta alle esondazioni del Reno, ma posto ad una distanza accettabile dal perimetro che costituiva allora la nostra città. In questa situazione di generale decadimento e di mancanza di prospettive, la vita ebraica si chiude in se stessa. All'interno dello spazio sacrificato del ghetto si sviluppa un fervore religioso favorevole anche agli studi cabalistici, che permettono alla mente di cercare consolazione, se non nelle cose terrene, almeno guardando verso l'alto, al cielo. Le stesse norme di moralizzazione dettate dal Concilio di Trento per la popolazione influenzano anche la società ebraica e favoriscono ulteriormente l'impulso a una maggiore severità di costumi e a un misticismo conseguente. Tra 6 e 700 in generale, i pontefici presi dall'armamento degli eserciti, assillati da familiari che richiedono continuamente fondi per allargare i territori dove governare ed esibire la loro potenza, affidano all'erario il compito di rastrellare denaro, e dove se non nelle casse ebraiche. Ma forse questo compito immane dell'erario prese la mano all'erario stesso, tanto che a furia di spillare denaro si trovò di fronte a una massa di debitori che, secondo un'usanza del tempo, dovevano essere addirittura mantenuti dai creditori durante il tempo della loro carcerazione. E questo suscitò gravi malumori tra la popolazione cristiana, che in genere era creditrice verso gli ebrei. Tale era la gravità della situazione economica. Per fare un esempio, i debiti della comunità di Roma verso l'erario, accumulatisi nel tempo, si aggravarono per l'onere di somme enormi pretese dagli ebrei come contributi straordinari ottenuti con forzosi prelievi. Soldi per soddisfare le continue richieste non ce n'erano, e anche i banchieri cristiani senza garanzie non concedono più prestiti agli ebrei. I papi, dal canto loro, non fanno nulla per migliorare questa situazione, trascurano il problema, non lo affrontano direttamente, personalmente, con determinazione, ma si affidano semplicemente alle disposizioni papali precedenti. Tutt'al più insediano commissioni che fanno una gran fatica a muoversi nella selva di leggi, leggine e misure istituite a loro tempo da Paolo IV e da Pio V. È uno schizofrenico momento in cui si concede e si toglie, come ad esempio nel caso della concessione di forniture per gli eserciti di pagliazzi e di vestiario e la relativa manutenzione degli stessi.
Ora si obbligano gli ebrei a versare somme a fondo perduto per contribuire al mantenimento delle truppe, poi si dispone che tale esercizio venga invece concesso soltanto agli ebrei in cambio di una cifra pattuita. Infine tutto viene revocato all'improvviso soltanto perché qualche commerciante cristiano propone una quota di concessione superiore a quella pattuita con gli ebrei. Anche a 100 nel 1708 la popolazione ebraica viene obbligata a versare 300 scudi a favore dell'ospedale dei soldati, cifra enorme per un nucleo abitativo così ristretto come quello ebraico del tempo. La popolazione languisce. C'è solo una piccola concessione fatta ai commerci ebraici, e cioè il permesso di frequentazione delle fiere. Si concedono lascia passare in uscita dai ghetti, se ne procurano altri in entrata nei posti dove si tengono le fiere, si concede di non portare il segno perché sarebbe troppo pericoloso per i mercanti ebrei e anche di dormire fuori per una sola notte. Ma questo commercio è ridotto al puro esercizio di merci scadenti e si svilupperà in quel lavoro che noi conosciamo meglio come il lavoro dei robi vecchi. Viene paralizzata la vita commerciale, ma all'interno dei ghetti fiorisce un'attività religiosa e c'è molta animazione nel campo degli studi. A 100 la piccola comunità è però defilata e vive con più tranquillità che non i gruppi ebraici nelle città. A questo proposito succede qui nel 1699 un episodio che più per un valore morale che per il valore economico della cosa dà simbolicamente soddisfazione agli ebrei centesi. Cento è sede della partecipanza agraria, l'ascito di tipo matildeo, che dona, diciamo, sorteggia tra i cittadini, tra i fumanti, quelli che risiedono nel comune di Cento, ogni 20 anni un piccolo appezzamento di terreno che servirà a non fare morire di fame la famiglia. Ora, in quel momento era talmente grave la situazione economica di Cento che le persone si vedono costrette a vendere per 20 anni il loro diritto di avere il possesso di questo terreno. Si fa allora avanti come acquirente Mosè Vitamelli, che tramite notaio fa rilevare di avere un diritto come centese anche se ebrei, in quanto è titolare del diritto di ius ad acca, un solo diritto che però testimoniava la sua cittadinanza. I capi vengono reagitati e sono ben 10 come diritti di proprietà e nessuno reclama. Gli stessi legati pontifici di Bologna, nel clima di noncuranza generale, spesso non sapevano come dirimere le questioni locali e quindi le cose tra Cento e Bologna si trascinano a lungo nel tempo. In seguito ad una sommossa avvenuta a Lugo nel 1702, il cardinale legato viene a Cento da Bologna con l'intento di spostare i negozi che sono sulla pubblica piazza all'interno del ghetto stesso, ordinando anche che i mezzanini che danno sull'esterno vengano chiusi con grate. In questa occasione il cardinale Buoncompagni però esorta anche l'amministrazione comunale a trasferire il ghetto nella cosiddetta Viazzola dei Pellacani. Ma l'amministrazione di Cento, che conviveva benissimo con gli ebrei dell'epoca, si rifiutò di sostenere tale spesa perché eccessiva e non necessaria. E la sottaciuta verità si può dedurre dalla frase «ammenicoli che si richiedono in una pianta di tal natura» contenuta nel testo che di fatto boccia la proposta. Ammenicoli, inteso per cavilli o gingilli, la dice lunga sul fatto di ritenere necessaria tale operazione. Nel 1708 si giunse comunque a disporre il ritiro delle attività dentro il ghetto, con grande danno per le attività commerciali ebraiche. Ma pochi anni dopo, come dicevamo prima, con un concedere, ritirare, nel 1721 l'arcivescovo di Bologna rinnoverà la possibilità ai mercanti ebrei di riportare le loro attività sulla pubblica piazza. Il 1700 viene vissuto come un momento di dolore per le molte conversioni che ci sono nella piccola comunità centese, ma spesso sono stimolate da forniture di doti e compensi di varia natura. Cento però mantiene una situazione in complesso statica, mentre Immanuel Hayricchi vive invece una vita in perenne movimento,
Da Ferrara all'età di 2 anni si trasferisce con la famiglia a Rovigo e a 6 resta orfano di padre. Verrà mantenuto dallo zio materno, il quale provvederà a lui e alla sua famiglia. A circa l'età di 20 anni diviene precettore di ricche famiglie ebraiche, spostandosi spesso in molte zone d'Italia. Si conosce un suo passaggio anche a Finale Emilia, qui vicino a noi, Finale di Modena, e certamente risiederà a Venezia, dove aprirà anche una scuola. A Trieste verrà ordinato rabbino da Hillel Ashkenazi di Canea, quindi otterrà un impiego come rabbino a Gorizia, che allora era una grande comunità di rito ashkenazita. Immanuel è per me un personaggio da romanzo, è poeta, ascetico, dedito agli studi e sente la chiamata a trasferirsi in Palestina, dove arriverà nel 1718 e dove per 2 anni studierà le opere di Luria e di Vidal. Lontano dal sionismo vive in innocenza religiosa e il suo è un ritorno sublimato, mistico, quasi che fosse una chiamata dell'Altissimo. Viene ordinato nuovamente rabbino, ma un'epidemia di peste gli strappa una figlia e lo costringe a un ritorno in patria. Per mare la sua nave sarà addirittura catturata dai pirati e portata a Tripoli. Riuscirà a rientrare soltanto per gli sforzi di Abramo Afon. Rabbino di Firenze, si trasferirà poi a Livorno, dove per 12 anni si darà al commercio. Riparte, si sposta da Smirne a Istanbul, a Salonicco, poi a Londra, Aleppo e ancora a Gerusalemme. A Livorno operano allora famosi stampatori e, rientrato dai viaggi, si accorda con loro, non avendo denaro, per fare stampare con un finanziamento anticipato i suoi testi, garantendo che avrebbe pagato con il ricavato delle vendite. Si impegna molto e per vendere copie si sposta freneticamente da una comunità all'altra. Durante uno di questi spostamenti verrà ucciso per rapina presso le rive del Reno tra Modena e Bologna. Sembra incredibile pensare che il regimentato territorio che oggi ci circonda e ci caratterizza potesse a quel tempo essere ancora impervio, boscoso, un territorio dove il brigantaggio era di casa. Diceva ai suoi tempi Livio: «Silve tunc circa viam erant plerisque loci incultis», a proposito della disfatta di Manlio ad opera dei Galli in questi luoghi. Furono le continue bonifiche, soprattutto nel 1700, che mutarono completamente la configurazione del territorio e, per la mancanza di un ambiente idoneo, fecero pian piano sparire la selva Loboleta, contesa tra Longobardi e l'abbazia di Nonantola, e la selva Litana, ricche di farni e carpini, pioppo nero. Mi ha colpita la circolare casualità del percorso della vita di Ricchi. Dopo aver girovagato spiritualmente inquieto, pregno di esaltazione mistica, Immanuel morirà nel 1743, all'età di 55 anni, vicino al luogo da dove è partito, e sarà sepolto a 100, proprio a 2 passi dalla Ferrara che gli ha dato i natali. All'epoca era talmente considerato che Rav Moshe, famoso a Gerusalemme per la sua santità, chiese di essergli sepolto accanto, ma ciò per evidenti ragioni non fu possibile. C'è ancora una sua opera non pubblicata che riguarda una disputa con fine a spiattelli. Rav Ricchi asseriva che il santo, dopo la creazione, non si è ritirato in se stesso, ma in ogni cosa, anche nelle più piccole e insignificanti. Spero che il suo anelito di divino abbia trovato pace nel piccolo, insignificante luogo della sua sepoltura. Grazie a tutti.